Ciao, sono qui con Giuditta, la nostra fantastica paziente, ma in realtà oggi offertona perché ho fatto due pazienti in uno. Chi c'è in questa panciona? C'è Cecilia. C'è Cecilia, 8 mesi, ho capito bene? E mezzo. 8 mesi e mezzo, quindi ci siamo. E tu sei molto brava perché sei venuta a farti l'igiene. E stavamo parlando dove molto spesso c'è un po' quest'idea che nelle donne in gravidanza l'igiene non va fatta, non vanno curate, bisogna aspettare che sia nato il bambino. In realtà non è così, perché si verificano molte alterazioni ormonali, ovviamente, che comportano tutto il cambiamento che si verifica nel corpo di una donna, tra cui l'edema, la gengivite molto più frequente, quindi è molto molto importante fare l'igiene. Con te, Giuditta, ogni quanto la facciamo l'igiene? Ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi, puntualissimi da tutta la vita, eh? Ed è importante. Oggi, come di consueto, abbiamo fatto l'igiene anche con la mascherina. Sì, con la sedazione. Con la sedazione cosciente che tu ami. Sì, 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 mi riposo. Ti rilasso. Ti riposi, ti rilassi, perché la sedazione cosciente è proprio indicata soprattutto nelle donne in gravidanza, perché se la mamma è tranquilla ed è serena e non è in tensione, come quando si fanno le manovre odontoiatriche, produce meno adrenalina e quindi questo ovviamente è un fattore positivo per il bambino. Quindi la sedazione è assolutamente consigliata anche e soprattutto nelle donne in gravidanza, anzi diciamo che all'estero la usano molto proprio durante il travaglio. Noi qui dobbiamo soffrire. No. Ma non te, te no. Allora, Cecilia è rimasta contenta? Sì, si è mossa, si è annotato. Sì, 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 è stata tranquilla, ha dato qualche calcetto, però è andato tutto bene. Senti, come per quanto riguarda invece l'igiene, hai sentito fastidio? No, assolutamente. Io ho un po' di gengiva infiammata dall'inizio della gravidanza, e però detto questo sono stata bene. Perfetto, quindi la sedazione ci aiuta sempre. Sì, sempre. Forever. Bene, allora ciao da Francesca e da... Ciao Giuditta. E Cecilia. E Cecilia.